a te a tutti ciurma e benvenuti da Giochirina in questo nuovissimo episodio su God of War Ragnarok. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire, per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 30 like ragazzi, so che ce la possiamo fare. Ve ne chiedo veramente pochissimi e per voi è soltanto questione di un secondo, per cui mi raccomando spolliciate. Ed eccoci qua di ritorno signore e signori dopo che la volta scorsa abbiamo finalmente dato inizio a questo nuovo incredibile God of War sequel, ovviamente del God of War del 2018, e l'inizio devo dire che è stato alquanto emozionante e già pazzesco, lo definirei, in quanto ragazzi ci hanno presentato di nuovo appunto Kratos e suo figlio Atreus a distanza di qualche anno dalle vicende del primo capitolo, e ci hanno mostrato che ormai Midgard ragazzi è in preda all'inverno. Questa era una cosa che comunque era stata già predetta nel primo capitolo, alla fine del primo capitolo, e Atreus e Kratos cercano quindi così di sopravvivere, cercando ancora di farsi un pochettino i fatti loro, nonostante comunque Atreus ragazzi sia alquanto ribelle, sia alquanto curioso e abbia veramente tante domande riguardo la propria natura. Abbiamo visto che Freya dà ancora la caccia a Kratos in cerca di vendetta per l'uccisione di suo figlio Baldur, e abbiamo visto che Kratos e Atreus hanno anche adottato, diciamo così, un piccolo branco di lupi, uno dei quali purtroppo è mancato la volta scorsa. È stato un momento veramente molto intenso, tra l'altro, però scoperta delle scoperte, abbiamo visto che Atreus ha un potere molto particolare, quello di trasformarsi in animale. Perlomeno l'animale che abbiamo visto noi ragazzi era quello di un orso, era un orso veramente molto grosso, e Kratos, non sapendo se trattasse appunto di suo figlio, stava quasi anche per ucciderlo perché comunque ci ha aggredito. Atreus non era consapevole di avere questo potere, le emozioni scatenano questa trasformazione. In ogni caso Atreus può avere anche altri poteri di cui non siamo a conoscenza. L'ultima volta quindi ragazzi ci eravamo salutati qui dopo aver assistito anche all'autoguarigione di Atreus, quindi questo deve essere un altro dei suoi poteri. In ogni caso ragazzi è arrivato il momento comunque di rientrare a casa, quindi andiamo. E vediamo cosa succede. Perfetto. Adesso possiamo passare. Esatto. Vogliamo parlare del fatto che è diventato un orso? Necessario? Non ora. Ripariamo il cerchio di protezione e torniamo a casa. Che cos'è successo al cerchio? Sei stato tu. Quindi dai la colpa a me? Non ti sto incolpando, Atreus. Beh, con quella voce. Beh, cioè, intendeva semplicemente dire che sei stato tu a romperlo, cioè un dato di fatto, ma non ti sta accusando in effetti di chissà che cosa. Quindi il cerchio di protezione, ragazzi, è andato un attimino a farsi benedire. Quindi allora, usa quadrato per ordinare a un compagno di attaccare. Le frecce infliggono stordimento aggiuntivo e si ricaricano col tempo, quindi questo è identico al primo capitolo. Perfetto. Mazza. Beh, danno non gliene ha fatto in effetti, Ci pensiamo adesso, non ti preoccupare, Mimirs, via! Benissimo. Ah, ok, in questo caso l'esperienza allora, la ragazzo, suddividono. Tralasciando le tue abilità linguistiche e di mentalismo animale, hai altre capacità magiche da riferirci? Non proprio. E con Fenrir? Che intendi? Quando è morto l'incantesimo? No, io non... Ma c'era una luce. Non so di cosa tu stia parlando. Come no? Forse per via del Fimbulwinter. Può capitare, l'ho visto. Vabbè, sicuramente ha altre doti che neanche lui conosce, ragazzi. Quindi può essere potenzialmente pericoloso da certi punti di vista. Ok, apriamo il forsier, è incredibile. Sempre le mani nei morti, che meraviglia. Ferro battuto e argent, fantastico. Io rompo sempre tutto, che non si sa mai, magari può sbucare qualcosa di utile. E niente, quindi facciamo il percorso a ritroso verso casa. Questo l'avevo già aperto. Riconosco dove siamo ora.
Sì. E questo sangue? È tuo, Atreus. Davvero? O è tuo o di qualche tua preda che hai trascinato, direi. Non so se questo mi fa sentire meglio. Anche perché lui è tanto amante degli animali, quindi l'idea magari di aver fatto del male a qualche altra creatura non è che lo faccia impazzire di gioia, ecco. Questo. Asia. Io non intendevo. Non contano le intenzioni, solo le conseguenze. Cosa possiamo fare? Niente. La natura farà il suo corso. Fate vedere ste cose. Mamma mia. Tempesta in arrivo. Non faceva già freddo? Ci siamo quasi. Fossi stata io, regà, consapevole di aver fatto una cosa del genere, cioè, sarei stata male, 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 male. Che pizza! Andate a vedere ste cose, mannaggia la miseria. Ne arriva un'altra tempesta, tanto per cambiare. Come dice Atreus, faceva già abbastanza freddo. Che succede? Oh, ma ce l'avete, eh? Che pizza che siete tutti voi? Oddio. Ah. Mamma mia, agguerritissimi tra l'altro. Sì, sì, lo vedo, lo vedo. Preso! Perfetto, bravo figliolo. E ti vedo, ti vedo. Sei là sopra. C'è altra gente. Occhio a sinistra! Sì, sì, figliolo. Aia, ecco. Pensa che me l'hanno pure detto. Pensa se non me l'avesse detto. Ah, riesco sempre comunque a farmi colpire. Che cosa buffa, ragazzi. Salve! Ui, aspetti che ho sbagliato. Niente, continuo a sbagliare. Wow. Erano molti. Col colpo di ritorno. C'è voluta tutta la notte. Forse quando l'ho sistemato erano dentro il cerchio. Vabbè. A volte vorrei che il tempio di Tyr funzionasse, così potremmo uscire da Midgard. Il Fimbulwinter affligge tutti i regni. Ok, ma com'è possibile che siano peggio di così? Beh, ma se comunque l'inverno è dappertutto cambierebbe poco, figliolo, eh? Qui ho un altro posto. Perfetto. Credo che ormai siamo abbastanza vicini a casa, no? Più o meno. Ammazza. Ehi, la tempesta imperversa. Non hai paura tu? Sei coraggiosa. No. Brava, cucciola. Così. Ci sa abbastanza fare vicini loro. A casa siamo arrivati. Non mi sorprende. Ma sì, evidentemente ha una certa propensione verso gli animali. E questa è una cosa bellissima. Specchi, stai bene? Amore. È solo un tuono. Non ho paura. Brava, cucciola. Tutto bello. Brava. Va bene, io mi avvio verso casa. Atreus! Controllo solo. A letto! Sì, signore. Oh. Ok, perentorio, vabbè. Manca di a casa, no, no, proprio a letto. Cioè, te devi infilare dentro il letto, non te devi muovere, basta. Ok. Rispetto al solito, questa serata è stata anche troppo movimentata. Ammetto però che sembrava di essere tornati ai vecchi tempi. Noi tre che esploriamo un angolo di foresta mai visto prima. È da un po' che non ti unisci a noi, se è questo che intendi. Ecco le lame. Ero solo stanco, credo. Quando hai visto una caccia, le hai viste tutte. Come fai a essere stanco se non dormi mai? Ci sono altri tipi di stanchezza, ragazzo.
Capirai con l'età. Beh, certo. Va bene, è arrivato il momento di fare le ninne, ragazzo. Ora riposate come si deve, fratelli miei. Al mattino è tutto più luminoso. Ma sì, sicuramente. Buonanotte, figliolo. Cos'è stato? Prendi l'arco. Oddio, no, non mi dire. Posso entrare? Il sogno si è avverato! Oh! Ho dell'idromele. Non mi troveresti di compagnia. No. Sono sicuro che avremo molte cose di cui parlare. Oh, porca miseria! Oddio, gigantesco! Thor in persona, ragazzi, oh mio Dio! Questi sono corvi di Odino, ci scommetto la pelle. Bel posticino. Oddio. Devi dirmelo prima che lo versassi. Perché sei venuto? Per una visita di cortesia. Tu mi sembri una persona calma e di buon senso. Lo sei? Una persona calma e di buon senso? Se è il momento di restare calmi. Direi che il momento richiede la calma. Già. Chi altro c'è, mo? Più di Thor. È Odino! Tu sai chi sono. Prima dell'arrivo dell'inverno ci sono state delle incomprensioni. Deplorevoli. Ma ora abbiamo tutte le idee più chiare su chi abbiamo davanti. Ora, quello che hai fatto ai suoi figli era autodifesa. Morire è ciò per cui noi Aesir viviamo.
E poi, sinceramente, erano degli incapaci. E invece Baldur, lui era importante. Era il mio miglior segugio. Mi era vicino. È vero, era partito di testa, certo. Ma lui mi era utile e ora non c'è più a causa tua. Mi segui? Tu sei in debito. Con te non ci si diverte più. Che cosa vuoi? E se dicessi la pace? Come vede la pace questa stimata vecchia gloria del dio della guerra? E se non ci uccidessimo a vicenda? E se tu restassi a casa a spassartela, senza attaccare briga con me? E io farò lo stesso con te. Questo significa che quello là deve smettere di cercare Tyr. Già, sappiamo cosa stai combinando. Devi smetterla. I vecchi metodi di Tyr sono morti. Lui è morto. Capisci? Tutto qua, così siamo pari. Renderò l'offerta più allettante. Ti farò tenere il prigioniero che tu mi hai sottratto. Proprio così. Lo so che sei qui da qualche parte, stronzetto dalla parlantina sciolta. Perché dovremmo credere alle tue parole? Quando mai le tue promesse hanno avuto valore? Eccolo lì, il mio vecchio complice e sodale. Ha perso peso. Se lui ti assicura che la neve è bianca, sta mentendo! Che saggezza è mai questa? Possibile che la testa più sapiente non veda al di là del suo naso? Che tutti vogliamo la stessa cosa? E va bene. Ecco un'offerta di cui puoi fidarti. Salterò il tuo debito con la mia ex. Terrò Freya alla larga da te. Metterò tuo figlio in salvo. È questo che ti preme, giusto? Beh, che ne dici? No. Non metterci tutto il giorno. Finalmente. Finalmente! Tu non sei di queste parti. Qui c'è la tradizione dei pagamenti di sangue. Ti prendo un pezzo di te per ogni pezzo della mia famiglia che mi hai sottratto. Porca miseria! Porca miseria! Baldur! Ora mostrami cosa sa fare, famoso assassino di me! Non ce la fai senza lascia! No, non lascia, ragazzi! Non cercare lo scontro con tuo fratello! E chi se ne frega? Oh! Porca miseria, ragazzi! E tu eri un dio della guerra! Oh! No! Porcaccia! Miseriaccia! Raga, poi parliamo, poi parliamo. Ma, cioè... Ti offendi se non ti impegni! Conosci il mio passato? Il fantasma di Sparta! Certo! Allora sai di cosa sono capace? Fammi vedere! Eccola! Finalmente una lotta! Au! Speravo di vedere le tue lame. Ai. Tuo comando. Mostrami la bestia dentro di te.
Se ci tieni tanto, amico, regà, non sarà così facile disfarsi di un dio come Thor. Cioè, di sicuro questo non sarà il nostro ultimo scontro. Figliolo. Cioè. Ok. Oh oh. Der Magni. Scusa per la tua statua, Tyr, moralista paludo. Non esiste gioco senza gioco sposo. Sempre senza fiato, regà. Sempre senza fiato. Bim. Hanno iniziato i tuoi figli. Bene. Beh, in effetti. In effetti è così, eh. Se proprio vogliamo essere precisi. Oh. Ok. Dobbiamo usare questa, ragazzi. Impegnati di più. Oh. Gemma. Oh. Sì, lo so che alcuni attacchi non possono essere schivati. Lo so benissimo. Mamma mia, raga. I miei figli sono morti per questo. Idiota. Pensi di venire qui, diventare padre, pulirti la coscienza? Non funziona così. Tu sei un distruttore come me. Dai. Oh cavolo. Oh cavolo. Oh no. Decido io quando è finito. Non me ne vado finché non lotti veramente. È tutto sempre dannatamente pazzesco, ragazzi. Mamma mia, è tutto troppo epico. E tu avresti ucciso i miei ragazzi. Beh, mostrami chi sei. Da questo punto di vista Odino aveva ragione. I tuoi ragazzi erano degli incapaci. Lasciatelo dire. Erano pure dei cafoni. Se per questo. Mazza, raga. Sembra che non lo scalfiamo neanche. Fermati! Lui non è mai stato una tua priorità. Che cazzo hai detto? Modi ci ha cercati perché ti temeva. È morto a causa tua. Oh, ecco un padre moderno. Mi è familiare. Ma che? Non importa. Non mamma me ne frega un mia. Cazzo dei tuoi consigli, padre. Voglio il dio della guerra! Ha iniziato tu! Io la finirò! Aia! Per la miseria! Oh no 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 no! Lacci! Gemma vitale! E questo sarebbe il dio che ha ucciso un Pantheon per un'offesa! Minchia, regà! Picchia forte! Vabbè, stiamo parlando di Thor! Non di uno qualsiasi. Astuto, ma non abbastanza. Ok. Accidenti a me, al mio tempismo pessimo. Questo sarebbe il dio che ha sconfitto Bala. Esattamente, bello, esattamente. Proprio con queste mani gli ho spezzato col suo collo. Forza.
capisco come hai fatto a uccidere i miei figli, persino in questa versione minore di te. Ma io non sono come loro. E tuo figlio, il padre di tutti, ha progetti per lui. Oh oh. Eccolo qui. Eccolo il dio della guerra. Hai pagato il tuo debito di sangue. Ci vediamo. Te l'avevo detto che ce la faceva. Kratos, siamo Sindri e Brock. Che battaglia! Possiamo... A casa, ora! Odino è con Atreus! Oh no! Preparo una via di fuga! Forza! Non ci vorrà molto! Cioè, fermatevi un attimo. Fatemi riprendere fiato un secondo. Porcaccia miseriaccia, ragazzi. Cioè, ma cosa abbiamo visto? Cosa abbiamo visto? Atreus aveva avuto una premonizione anni prima, era quella specie di finale segreto che abbiamo visto alla fine del primo capitolo, e aveva quindi previsto l'arrivo di Thor. Infatti la scena è stata praticamente identica, però ragazzi io non immaginavo minimamente che avremmo visto già Odino, perché comunque ragazzi quello che ci siamo sempre chiesti durante il primo capitolo era: ma Odino, possibile che non intervenga? Stiamo facendo succedere un casino e lui non interviene, è mai possibile? E quindi ovviamente questo momento sarebbe arrivato prima o poi, però sinceramente non mi aspettavo così presto e così inaspettatamente, tra l'altro, perché cioè ti fanno arrivare a casa Thor, l'attimo dopo ti ritrovi di fronte anche a Odino in persona. Cioè regà, roba seria, roba di un certo peso, eh? E tra l'altro hanno visto che Atreus ficca NASA il passato sulle azioni di Tyr, e a loro questo non piace, Odino soprattutto non piace, e ha provato a fare un patto con noi. Kratos gli ha detto di no, anche perché Mimir ha detto di diffidare delle sue promesse. Non ho capito quello che ha detto Thor adesso, nel senso Odino ha dei progetti per Atreus. In che senso? E questo quello che ha fatto girare ancora di più le scatole a Kratos, perché ovviamente se gli tocchi il figlio... Ah, ira furibonda. E quindi ragazzi adesso non ci resta che correre a casa. Andiamo Brock, perché se Odino ha approfittato della mia assenza per andare da Atreus e fargli qualcosa. Nuovi amici. Potente quel mio leader, eh? Potente, sai che sì. Siamo stati noi a crearlo? Me davvero? L'hai già detto, sì. Ah. Lo so. Non pensavo stessi ascoltando. Almeno è stato bello vedere che l'ascia gli ha tenuto testa. Cavolo, se gli ha tenuto testa. Quello in fondo. Wow, tutto pazzesco, ragazzi. È sempre tutto pazzesco. Cioè, io posso esplodere in ogni santo episodio, ecco, di queste serie. Questo ti porterà a casa. Grazie, Sindri. Grazie, ragazzi, davvero. Una scorciatoia per giungere a casa, sperando che Atreus sia lì e stia bene. Ovviamente. Ehi, hey, un'ultima cosa, piccoletto. Se gli Aesir ti sono entrati in casa, deduco che il tuo cerchio sia andato. Mm-hmm. Dopo aver scacciato Odino, hai un altro posto in cui riposare stanotte? Senza riposo fai la fine di quel testone. Non abbandonerò casa mia. Ah sì? E cosa impedirà all'onni rompicoglioni di spiarti o di ridurti la casa in polvere mentre stai dormendo? Niente! Ecco cosa. Va a prendere il tuo ragazzo e io dirò a un certo tizio di ospitarti a casa sua se ne avesse bisogno. Ok, grazie. Che gentili. L'onni rompicoglioni. Bene, penso che Odino ormai avrà questo soprannome, ragazzi. Atreus? Atreus, dimmi che sei a casa, dimmi che sei a casa. No. Fratello! Oh! Ti stavo venendo a cercare.
Sei ferito. E tu? Che cosa voleva? Mi ha pagato per il tetto e mi ha invitato ad Asgard. Davvero? Non vi sentivo quando stavate fuori. Io gli ho detto di no, ovviamente. Bene. Perché cercavi Tyr? Se ti avessi detto che lo cercavo, tu me l'avresti proibito. Ti hai nascosto la verità a me. Io te lo volevo dire. Lo volevo davvero, ma ora che lo sai, dovresti vedere una cosa. No. Abbi fiducia in me, vedrai. Fiducia! Tu hai tradito la mia. Fa che la riguadagni. Che ti mostri cosa ho scoperto. E poi non ci siamo liberati di Odino, né di Thor. È chiaro che possono entrare in casa nostra e fare danni ogni volta che vogliono. C'è solo un modo per levarceli dai piedi. E credo di sapere qual è. Signore. Mostramelo. Prendi la tua roba. Ok, questi sono tutti gli strumenti che abbiamo raccolto nel primo capitolo, ragazzi. Ok, allora, armatura ed equipaggiamento migliorano statistiche come la difesa, per aiutare Kratos a sopravvivere, e la forza, per infliggere danni maggiori. Prima di avventurarti, equipaggialo con l'attrezzatura. Ok, questo lo sapevamo già ovviamente, ragazzi, quindi qui abbiamo più o meno lo stesso menu. Quindi equipaggiamolo con quello che preferiamo, ragazzi. Allora, questa qua, devo essere sincera, non mi piace per niente, è orribile. Non mi piace, ragazzi, non mi piace, quindi penso che gli equipaggerò questa qui, spallaccio del vigore di Vidar o Vidar, che gli dà più 5 di forza e più 1 di difesa. Perfetto. Ora che le statistiche di Kratos sono migliorate, è il momento di personalizzare il Leviatano. Quindi premi L2 per spostarti nel menu armi. Ammazza, perché la devono sempre complicare le cose. Vabbè, in ogni caso, apri il menu Leviatano, seleziona lo slot complemento ascia. Premi X per equipaggiarti con il complemento asce. I complementi forniscono aumenti delle statistiche o vantaggi con la possibilità di attivare potenziamenti in combattimento. Quindi gli metteremo questo, ragazzi, mazza furiosa che aumenta di 2 la forza. Perfetto. Ok, equipaggiarti con determinati oggetti migliora le statistiche e può sbloccare nuove abilità. Scopri di più sulle statistiche nel mostra info in sovraimpressione. Prenditi un po' di tempo per darci un'occhiata. Ok, quindi praticamente ti dà una panoramica di quelli che sono i vari valori che possono migliorare. E insomma, per capirci qualcos'altro. Quindi per quanto riguarda le lame del caos, ragazzi, abbiamo soltanto queste ovviamente impugnature attualmente. Per quanto riguarda... ecco, niente. Volevo vedere il resto ma sono uscita dal menu. Vabbè, poco importa, lo vedremo fra poco. Tu sei pronto? Vai. Bastardo! Mi sembrava strano che se lo fosse preso. Mi sembrava strano, infatti.
Quindi segui Atreus nella foresta. Allora, premi sinistra per equipaggiarti con le lame del caos e destra per equipaggiarsi con il Leviatano, ovviamente. Quindi per quanto riguarda, ragazzi, la furia di Sparta, per ora non si può fare niente, però si può comunque migliorare accumulando punti esperienza. Benissimo. Anche per quanto riguarda lo scudo, si può inserire un complemento per lo scudo. Attualmente abbiamo soltanto questo. Benissimo, si può fare lo stesso ovviamente con Atreus e il suo equipaggiamento. Fantastico. Quindi qua, ragazzi, ovviamente c'è tutta la mappa, chiamiamola così, delle abilità. Comunque, andando avanti, sicuramente ci spiegheranno le cose più nello specifico. Quindi andiamo, figliolo. Dove andiamo? Al tempio nella foresta selvaggia. Perché? Ti spiegherò quando arriveremo lì. Ok. Kratos comunque non è stato molto contento del Odino fatto che Atreus... Odino ha detto fuori? Sì. Ha detto che non gli importa più di Jotunheim, che i giganti possono tenersi i loro segreti. Lui ha trovato il modo di scongiurare il Ragnarok. Lo saprà che i giganti sono tutti morti. Mi preoccupa di più che non gli importi più nulla. Che avrà in mente? Ok, adesso Atreus è capace di salire da solo, ragazzi. Prima si aggrappava come un koala. Quindi dicevo, Kratos non è stato molto contento del fatto che Atreus facesse i suoi giri in segreto, insomma. Che è successo qui? Siamo così vicini a casa. I banditi ora si scannano tra loro. Non sono le loro frecce, c'è qualcos'altro qui. Intanto gli prendiamo l'argento. C'è qualcos'altro qui. Di chi saranno queste frecce? Mamma mia. Eccone altri, morti da poco. Sono entrati tutti mentre il cerchio era rotto. Sì, oppure Odino ha spezzato l'incantesimo di protezione. Cosa che è altrettanto probabile. Solo tracce di animali. Ok, possiamo usare le lame del caos, ovviamente, ragazzi, per bruciare i rovi. Quindi mira. Ecco fatto. Semplice e veloce. Andiamo, ragazzo, su. Devi fare strada. Il ponte è vicino. Dai. Ok. Oh, il ponte è crollato. Dovremmo raggiungere il tempio in un altro modo. Perché sei venuto fin qui da solo, ragazzo? I miei sogni mi hanno attirato qui. Sogni. Ok, possiamo usare le lame del caos. Prova a usare le tue lame per tirarla giù. Sì, per agganciarle a ostacoli che possono essere spostate o rimosse. Perfetto. Questa cosa non credo la potessimo fare nel primo capitolo. Wow, quello è ancora vivo. No, guarda meglio. Ah, banditi di El. Chi è stato? Immagino sia troppo sperare che un loro nemico sia un nostro amico. Probabilmente sì. Va bene, procediamo, forza ragazzo, dai, che non abbiamo tanto tempo da perdere. Mi devi far vedere cosa hai in mente, vai. Aspetta. Wow, porca miseria, cosa è stato? Qualcosa di potente e pericoloso. Fa attenzione. Oh sì, aspetta, Atreus. Faccio sempre attenzione. Che cavolo è stato? Mimir mi ha tolto le parole di bocca, porca miseria. Vabbè, allora, vediamo un attimo. Guardiamoci un attimo intorno, ragazzi. Allora, prendiamo quest'argento. Spacchiamo un po' di roba. Gemma vitale. Ecco il tempio. Dobbiamo solo raggiungerlo. Ok, sì. Vabbè, vorrà dire che faremo il giro da qui, infatti, eh. Vai, ragazzi. Oddio, ti seguo a ruota. Beh, alcuni nemici resistono al Leviatano. Brucia la salute congelata con le lame del caos. Ah, ok. Hanno una sorta di corazza di gelo, chiamiamola così. Però a noi non importa. Tanto abbiamo le nostre lame del caos. Un classico bandito in versione cervo, ma morto e molto più pericoloso. Sono creature implacabili, frenetiche e piene di rabbia. Mandarle a fuoco dovrebbe servire per calmarle. Perfetto. Quando è crollato questo ponte? Tempo fa. Non sono stato io. Ok, ma perché ti devi sentire sempre sotto accusa, ragazzo? Stai calmino. Ricordi quando ho detto che qualcuno può aiutarci ad avere risposte sui giganti e Loki? Parli di Tyr, il dio della guerra di queste terre. Lui è morto. Beh, per essere un morto, Odino ce l'ha messa tutta per non farlo trovare. Sapeva che Tyr poteva unire i regni contro di lui. Inoltre, Tyr era il principale alleato dei giganti, quindi... Basta.
Niente, c'ha una fissa incredibile con Tyr, ragazzi. Quindi possiamo usare le lame anche per calarci dalle sporgenze. Però noi possiamo passare di qua. Quindi passeremo di qua, ovviamente. Occhio! Subito, subito. Mamma mia. Manco il tempo di entrare, che diamine. Oh, oh, oh. Che cavolo è successo? Direi di sì. Porcaccia miseria, vai ragazzo. Sì. Molto bene. L'ha stracciato a metà, come se nulla fosse. Ok, vedete, abilità disponibili. Usa punti esperienza per acquistare le abilità. Perfetto. Adesso ci spiegheranno qualcosina, immagino. Alberi delle abilità armi. Sblocca le abilità con i punti esperienza per ottenere l'accesso a nuove mosse e abilità. Se Atreus ottengono punti esperienza separatamente in combattimento e hanno alberi delle abilità indipendenti. Quindi nel primo capitolo invece raccoglievano l'esperienza per entrambi. Quindi, vedete, sì, queste sono quelle che stavamo guardando prima, ovviamente. Io volevo guardare un attimino queste delle lame del caos, ragazzi. Ok, questa è interessante. Mentre scatti e brandisci le lame, premere uno per balzare in avanti verso un nemico e sferra un rapido fendente rotante che colpisce più volte. Perché no? Per 500 va più che bene. E per ora, ragazzi, direi che siamo a posto così. Quindi raccogliamo queste due gemme, spacchiamo un po' di robetta. E ok, noi siamo entrati da qui, quindi dovremo passare da qua. Quindi andiamo, ragazzo, su. L'altra volta quel pilastro non c'era. Lo togliamo subito di mezzo. Aggancia con le lame e poi orientale per spostare la colonna caduta. Perfetto. Come se fossero stuzzicadenti, visto? Nessun problema. Come per dicevo, il tuo paparino. Tyr era un alleato dei giganti. Per cui se lo troviamo starà dalla nostra. E se c'è qualcuno che sa chi dovrei essere, è lui. Se è là fuori, dobbiamo trovarlo. Non possiamo non farlo. Un po' troppi sì, Atreus. Che cosa sai? Lo vedrai. Lo vedrai. Ma Tyr non è morto, scusate. Perché parla di Tyr come se potessimo trovarlo da qualche parte, come se fosse da qualche parte? Non capisco. Ah, adesso lo devo riusare. Ovviamente. Top. Un po' più di interazione con l'ambiente circostante. Figo, figo. Mi piace. Allora, premi L2 mentre in mano la catena per mirare bersagli con il Leviatano. Perfetto. Ecco qua. Adesso risolto. La corda è libera, tira la catena per tirare la corda. Ok. Per tendere la corda, semmai. Andiamo, ragazzo. Che ne pensi? Non so cosa abbia trovato Atreus, ma dice che ha delle prove. Siamo venuti fin qui, scopriamolo. Ma sì, ormai ci siamo, no? Quanti morti? Meglio tanti. Proseguire. Tanti. Frusta di fiamme. Premi ripetutamente triangolo per caricare di fuoco le lame del caos. Subito dopo premi R2 e R1 per un attacco di fuoco. Aspetta. Usa le lame. Super mega potere pure delle lame. Fantastico. E adoro tutto tantissimo, ragazzi. Viecce, bello. Ecco fatto, bello. Meravigliosa sta cosa, ragazzi. Oh, ecco il cavolo. Ecco qua, ok. Questa è la nuova abilità che ho comprato. Wow. Niente, riesco sempre a farmi colpire. Mamma mia, oh, sono tanti, eh. Aia. Sono tanti e sono tosti alcuni. Con calma però, ragazzi, eh. Ok.
a posto. Attenzione, attenzione, chi ci manca? Ok, ci sei te. Bandito ricognitore. Wee, aspetta che arriva, eh. Ecco fatto. Perfetto. Allora ragazzi, visto che siamo giunti fino a qui, siamo riusciti a far fuori tutti questi banditi da 4 soldi, direi che raccolgo questa gemma vitale, perché non la smollo qua. E per oggi ragazzi possiamo fermarci qui. Che dire, come sempre io rimango senza parole e positivamente sconvolta, ragazzi, perché ti fanno vedere sempre qualcosa che ti lascia positivamente sconvolto. Quest'oggi è stato incredibile, questo scontro fantastico contro Thor. Abbiamo incontrato Odino di persona, abbiamo scoperto che Atreus sta cercando Tyr, cioè come se fosse ancora vivo, quindi deve aver scoperto qualcosa che deve farci vedere, ragazzi. Quindi ovviamente la suspense rimane sempre lì ogni volta che ci salutiamo, quindi vedremo la prossima volta dove ci sta conducendo Atreus e cosa avrà scoperto di così importante. Come sempre aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione, un bacio a tutti ragazzi da Giocherina, ciao.